Bene, buonasera a tutti e anche quest'anno, come ogni anno, è il primo anno. Quest'anno faremo il discorso di fine anno per augurare un felice 2018 a tutti i cittadini di Rovigo. Ma soprattutto vi darò 5 buoni motivi per visitare la splendida città di Rovigo. Seguitemi. Andiamo con il primo motivo. Sicura e accogliente. Da sempre noi a Rovigo amiamo la transenna. Transenna in piazza, sul corso del popolo, la sicurezza prima di tutto. A Rovigo sarete tranquilli. In più, proprio quest'anno da Natale abbiamo uno splendido trenino, l'accoglienza del trenino. Potrete visitare tutti i monumenti. Due monumenti, pochi ma buoni, come a Courmayeur, Cortina d'Ampezzo, anche a Rovigo. Trenino di Rovigo. Rovigo, il trenino di Courmayeur, Cortina d'Ampezzo, Rovigo, Rovigo, il trenino. Oh raga, più di così non è che... Due. Città aperta, come Roma città aperta, Rovigo città aperta. No? Città aperta. Ma perché? Forse molti di voi non sanno che a Rovigo c'è questo fenomeno atmosferico molto particolare denominato nebbia, dove non vedi bene dove vai, cosa fai. Infatti noi abitualmente, quando usciamo per andare a festeggiare con i nostri amici, al ritorno spesso sbagliamo casa, entriamo dentro la casa del vicino, facciamo l'amore anche con la moglie del vicino. No. Infatti abbiamo solo una porta d'ingresso di... No, solo una chiave, sì. Cosa ho detto? Una porta! Infatti abbiamo solo una chiave d'ingresso per la porta di casa, siamo tutti molto ospitali. Pensate che a casa mia io accolgo sempre tantissimi amici, ho almeno 200 spazzolini. Sono proprio uno qui, quello di Franco, che mi viene sempre a salutare. Potete venire anche voi a casa del sindaco. E che credi essere figlio del sindaco? Sì. 3. Romantica. Rovigo viene definita infatti la città delle rose. Ma le rose dove sono? Tutti gli uomini molto romantici le hanno rubate per conquistare, ammaliare queste donne rodicine. Le rose non ci sono più. Ma se sono rose, rifioriranno. Li stiamo aspettando, infatti dovrebbe arrivare. Perciò, donne, è arrivata la routine. Ma venite a Rovigo, che è pieno di uomini romantici. I maschi vengono, tutti anche le donne. Gli uomini arrivano perché ci sono le donne. 4. Marina. Marina. Ma che cazzo fai a stringere qui? Vicino a Rovigo abbiamo il mare, un bellissimo mare. Ah. Abbiamo Albarella, Rosolina Mare, Sottomarina. Le invidiano in tutto il mondo. Cartoline di Rosolina Mare, cartoline di Rosalino Celammare. Come da foto è uno dei mari più belli del mondo. Ma no, quella. Metti l'altra. Perfetto. Potete andare con la vostra famiglia a divertirvi e con la vostra fidanzata a fare l'amore. Fidanzato no, devo dire 5. 5. Aperitiva. Perché cosa? A Rovigo l'aperitivo è all'ordine del giorno. Ma da noi è veramente economico. Pensate che quando Giove entra in Venere potete bere ben 8 spritz con 2,90 euro. Puoi anche fare una bella figura e offrire tantissimi aperitivi alla tua donna. Rovigo è la famosa città dove si realizza il proverbio la botte piena e la moglie ubriaca. Tutti insieme con 2,90 euro. La moglie è piena, no? Se la moglie è piena, l'aperitivo è veramente esagerato. Basta, no? Allora, com'era? E mi aggancio proprio qui, è proprio a questo argomento che mi allaccio. Per concludere, abbiamo parlato delle transenne, della città aperta, delle rose, di mare, di fare l'amore nelle case altrui. Ecco. È proprio su questa scia che vi faccio notare quanto Rovigo sia una città piena d'amore. Il mio augurio quindi è che per tutti voi il 2018 sia un anno fecondo. Secondo, terzo, quarto. Buona serata e buon anno a voi e alle vostre famiglie dal vostro sindaco. Stop. Va bene? Buona? Dai, queste cazzate qua vinciamo di sicuro. Andiamo raga! Vota Casarin!